Banane della Giamaica. Elementare. Calma, milord, calma. La tua colazione sta per arrivare. Intuisco che la damigella aprirà la porta solo per ricevere il pasto del suo cane. Milady, la sua capacità di osservazione è notevole. Effettivamente non sono Deirdre. Mi chiamo Sherlock Holmes ed io... Lei è il nuovo cuoco? Non esattamente. Per cominciare, dove posso mettere questo cibo? Lo lasci pure ai piedi del letto di Milord. Ma non so se sia prudente lasciare che uno sconosciuto entri nelle mie stanze. Solo Dio sa cosa potrebbe succedermi. Nulla di grave, Milady. Sono qui per offrirle il mio aiuto. Come sa che ho bisogno di aiuto? D'altro canto, come rifiutare che un uomo alto e bello mi dia una mano? Grazie per i complimenti, Milady. Ma tornando al discorso che ci riguarda, mi dica, cos'è successo fra lei e sua maestà da affliggervi tanto? Oh, non me lo ricordi. Non mi rivolgerà mai più la parola. E non è nemmeno colpa mia. Perché sua maestà è arrabbiata con lei? Ecco, vede, 3 giorni fa mi ha regalato quella splendida casa delle bambole che vede lì. L'ebanista reale l'ha confezionata apposta per me. È magnifica, non crede? Lo è, senza dubbio. Le candele del candelabro accentuano gli splendidi toni delle bambole. Ad ogni modo, sua maestà è venuta ieri nella mia stanza e si è accorta che mancavano 4 bambole nella casa. Io non me ne ero resa conto, ma Deirdre, che aveva avvolto il regalo, l'ha confermato. È evidente che queste bambole hanno un gran valore e Drina, voglio dire sua maestà, si è infuriata vedendo che non me ne ero presa cura come avrei dovuto. Ho interrogato chiunque, la mia damigella, il mio cuoco, nessuno ne sapeva nulla. Li ho licenziati in tronco, pensando che sarebbe stato sufficiente per calmare sua maestà, ma non è stato così. Com'erano le bambole? Non lo ricordo nemmeno. L'unica cosa che so è che quando ho aperto la casa per la prima volta c'erano sia bambolotti che bambole. Ma ora resta solo una figura maschile. La prego di calmarsi, Milady. Vedrò cosa posso fare. Grazie mille, signor Holmes, grazie. Se le troverà, la ricompenserò profumatamente. Sono sicura che... Conservi i suoi ringraziamenti per quando il caso sarà risolto. Chauncey, grazie per i pantaloni nuovi. Holmes, potrebbe restituirmi i miei occhiali? Sono serviti a qualcosa? Non immagina l'enorme servizio che hanno prestato alla patria. Grazie ad essi ho potuto preparare un intruglio orribile che l'inquilino con più carattere del palazzo adora. Con il permesso di Sua Eccellenza, vorrei ringraziare il signor Holmes per averci risparmiato dall'ira di Lord Robillard. Se fosse così gentile da procurarmi la ricetta... È vero, Holmes. Non sa quanto le sono grato per aver messo a tacere quella bestia. Non ne potevo più di ascoltare i suoi ululati. Sa, da piccolo era molto grazioso. Nulla a che vedere col tiranno che è diventato.
A cosa è dovuto questo cambiamento di comportamento? Non ne ho idea. Chauncey, lei che ne pensa? Direi che gli sbalzi di umore di Milord sono cominciati 3 anni fa, dopo la visita del nipote di Milady, il giovane signor Gwenders de Crudel. Ah, sì! L'angioletto dai capelli rossi! Cosa successe durante la sua visita? La mia damigella era così contenta di vedere il nipote che si dimenticò di Milord per tutta la durata del soggiorno di Lord Gwenders. Milord vagava solo di stanza in stanza, lui che era così abituato ad avere l'assoluta attenzione di Milady. Allora un giorno... Sì, mi ricordo. Un giorno il cagnolino perse il controllo e cercò di separare la signorina Leomonda dal suo caro nipote, senza riuscirci. Scusi, primo ministro, ho una domanda per il signor Chauncey. Mi dica, amico mio, ha notato qualche comportamento strano in Lord Robillard negli ultimi 3 giorni? Eccetto l'incidente con i pantaloni del primo ministro. Nulla di straordinario, signore. Ma è anche vero che io non mi accorgo proprio di tutto. Grazie, signore. Scusate, signori. So che state lavorando, ma vengo in missione speciale al servizio di Lady Lee. Mi ha affidato un'indagine in particolare e devo interrogarvi entrambi. Dovete sapere che se riusciamo a risolvere questo caso, Milady ha promesso di ricompensare generosamente le persone coinvolte. Al suo servizio, signore. Al suo servizio. Grazie, signori. Se non ho capito male, perciò il piccolo Lord Robillard ha accesso a tutte le stanze del palazzo. Avete notato qualche comportamento strano in lui negli ultimi 3 giorni? Proprio ieri Milord ha fatto pipì sui miei stivali. Io mi riferivo a fatti poco abituali. Se non ricordo male, qualche giorno fa Milord stava frugando dietro l'armatura. Quando mi sono abbassato per vedere cosa avesse trovato, mi è caduto il cappello e Milord per poco non lo riduce in 1000 pezzi. Grazie, signori. Non si sa mai cosa mi potrebbe tornare utile. Questo buco sembra abbastanza profondo. È molto buio. Devo trovare il modo di vedere cosa c'è al suo interno. No, uno basterà. È una buona idea, ma mi manca qualcosa. Questo buco sembra abbastanza profondo. È molto buio. Devo trovare il modo di vedere cosa c'è al suo interno. Credo di poter distinguere il riflesso di una faccia di porcellana. Questa lancia mi potrà aiutare, ma per recuperare la bambola senza danneggiarla, dovrò piegare la punta e formare un gancio. Holmes, qualche novità? Mi scusi, non è che per caso ha delle canaglie? Pensi che proprio ieri è venuto uno degli idraulici reali ad occuparsi delle tubature di Lady Leomunda e ha lasciato queste tenaglie. Ecco a lei. Le tubature di Lady Leomunda? Sì, le tubature della vasca della stanza di Milady, signore. Cos'ha la vasca che non va? È intasata, signore. In genere la vasca si svuota rapidamente quando si toglie il tappo. Infatti, per la forza dell'acqua, a volte dal lavello della cucina vengono fuori delle bolle rosa o persino dei capelli. Sa quando tornerà l'idraulico?
Credo avesse intenzione di tornare domani, signore. La damigella di Milady gli ha detto di aver visto Lord Robillard uscire dalla vasca, ma non credo che i peli di Milord possano ostruire uno scolo. I peli certamente no, ma qualche altro oggetto forse. Grazie, Chauncey. Un piacere, signore. Ecco quello che stavo cercando. Sarebbe meglio non parlare con nessuno di questo ritrovamento. Se il cane mettesse di nuovo le sue zampacce su questo bambolotto, non voglio neanche pensare a cosa sarei capace di fargli. Ha bisogno di qualcosa, signore? Mi dica, Deirdre, è stata lei ad avvolgere la casa delle bambole che Sua Maestà ha regalato a Lady Leomunda, non è così? Esatto, signore. Sua Maestà gli ha chiesto di confermare la scomparsa di alcune bambole. Ricorda quali? Veramente no, signore. Ecco, quando ho ricontato le bambole, ho avuto l'impressione che ci fossero meno figure maschili di quante ne avevo contate al principio. Non so se questo serve a qualcosa. Mi perdoni se la trattengo così tanto, Deirdre, ma ha notato qualche atteggiamento strano in Lord Robillard negli ultimi 3 giorni? Beh, Milord è un po' giocherellone e di solito agisce in modo insolito con la gente che non conosce. Lei che lo conosce bene, non ha osservato qualche comportamento anomalo? Ora che mi ci fa pensare, sì. Milord ha molta paura dei caminetti, eppure ieri mattina l'ho trovato con le zampette e il muso sporchi di cenere uscendo dalla sala bianca. Curiosamente, il caminetto di quella stanza era quasi spento. Come potrà immaginare, ho dovuto ripulire Milord prima che Lady Leomunda se ne accorgesse. Grazie infinite per il suo aiuto, Deirdre. Fra le braccia mi sembra di distinguere una piccola mano che fuoriesce. Tuttavia quei tizioni sono ancora ardenti. Mi serve uno strumento per tirare fuori il bambolotto da lì senza bruciarmi. Signore? Sarebbe così gentile da pulire questo bambolotto? Certamente, signore. Grazie. Al suo servizio, signore. È chiusa a chiave. Qui c'è qualcosa. Adesso l'acqua della vasca di Lady Leomunda è in questo barile. È troppo pesante. Non riesco a sollevarla da solo. Chiedo scusa, potresti aiutarmi a spostare un barile? Certo, signore. Elementare. Sì, alla mia completa attenzione, signor Holmes.
Milady, ho bisogno di farle qualche domanda. Ha notato qualche strano comportamento in Lord Robillard negli ultimi giorni? Perché me lo chiede? Forse crede che il mio piccolo abbia fatto qualcosa di male. Lui è un angelo, lo guardi, è così piccolo e adorabile. È solo una domanda, non un'accusa. Beh, ora che mi ci fa pensare, credo di averlo visto frugare in quella cassapanca di vestiti che c'è lì dietro, accanto alla vasca. Teoricamente non dovrebbe aggirarsi da quelle parti, visto che quella cassa contiene i vestiti da cerimonia che non uso mai. Ad ogni modo, solo la mia damigella la sa aprire, ma l'ho licenziata dopo l'incidente con Sua Maestà. Perché la cassapanca è così difficile da aprire? È uno scrigno antichissimo, fatto a mano da un artigiano appassionato di enigmi. Aprirlo è un vero rompicapo. Perciò, se ci prova, cerchi di non rompere il meccanismo di apertura. Non si preoccupi, farò con cura. Grazie, Milady. Ora la devo salutare. Non esiti a venire da me se ha bisogno di qualcos'altro, signor Holmes. Originale meccanismo di apertura. C'è un buco per inserire una stella. È un rompicapo. E sembra che tutti i pezzi si stacchino facilmente.